All'epoca ero presidente di un ente di promozione sportiva della WISP e chiaramente avevo tante persone che mi conoscevano, avevo tanti rapporti anche non solo all'Aquila ma a livello nazionale e devo dire che c'è stata una grandissima solidarietà e mi chiedevano come poter essere d'aiuto alla collettività. Quello che abbiamo voluto fare è stato cercare di raccontare il territorio fatto di una città principale, ma tante altre piccole città che magari sono paesini di montagna. Abbiamo iniziato ad aiutare persone che magari non erano facilmente raggiungibili, che comunque avevano bisogno di tutto, chiaramente, perché in quei momenti si ha veramente bisogno di tutto. Territori in cui magari abitano poche persone e spesso quelle persone sono anziane, hanno comunque bisogno forse di più rispetto alla città principale. Camerino conta circa 57 frazioni, è un territorio molto ampio e quindi il nostro era un contatto per aiutare chi veniva da fuori, per avere un contatto diretto con gli abitanti che vivevano nelle frazioni e quindi avere anche un linguaggio, un modo di fare più vicino. Per esempio ad Arquata del Tronto i cittadini non sapevano come si facesse un'assemblea, perché non si erano mai incontrati in assemblea. Noi abbiamo aiutato a fare un'assemblea, a far nascere un'associazione di cittadini. Quindi coadiuvare questo più che fare per loro è proprio la differenza che c'è fra assistenza e assistenzialismo. Io ti assisto nel camminare da solo, ma non cammino per te, perché se cammino per te tu non camminerai mai.